Beato quel servo. Il titolo è una citazione da Francesco, San Francesco. La mortificazione del corpo. Dice, ci sono molti che quando peccano o ricevono un torto, spesso incolpano il nemico o il prossimo, cioè Repre. Beato quel servo, una citazione, il titolo da San Francesco. Nel capitoletto La mortificazione del corpo, pagina 159, ci sono molti che quando peccano o ricevono un torto, spesso incolpano il nemico o il prossimo, ma non è così, poiché ognuno ha in suo potere il nemico, cioè il corpo, a causa del quale pecca. Perciò, beato quel servo che avrà sempre tenuto prigioniero un tale nemico, consegnato in suo potere, e sapientemente si difenderà da lui, poiché, finché farà questo, nessun altro nemico visibile o invisibile gli potrà nuocere. Ci sono altri elementi che non abbiamo fatto intervenire qui nella lettura. E dove cede l'uomo? Dinanzi al suo corpo mortale, senza gloria. Qual è l'uomo che soccombe al suo corpo come nemico? L'homo eroticus. Così comincia la regola di San Francesco, regola non bollata del 1221. I frati devono vivere in castità. È la regola. Diciamo che sospende la magia e l'ipnosi, le due facce dell'erotismo. E quello che almeno da Cartesio si chiama soggetto è una metafora dell'homo eroticus, dell'androgino, del hypokeimenon, l'uomo sottomesso, l'uomo schiavo, e anche la sua altra faccia nella circolarità, l'uomo messo sopra o supramesso, il padrone. Perciò, beato quel servo, beato è l'uno che si divide da sé e non l'uno che si divide in due. Il servo non è lo schiavo, si attiene al servizio della parola, non della parola del padrone, non al suo presunto potere. Il Signore, nel Vangelo, è la logica, la dissidenza, il numero, l'inconscio, non qualcuno, neanche di divino. Il divino è senza Dio, come abbiamo letto nel caso di Nietzsche. Perciò, beato quel servo che avrà sempre tenuto prigioniero un tale nemico. Francesco usa in modo paradossale la logica del padrone e dello schiavo, che mette in discussione, e anche, più che la logica, la politica dell'amico nemico. In questo caso il nemico non è l'altro, non è una figura impossibile dell'altro, il nemico è il corpo. Il servo si fa padrone del prigioniero,
del nemico, del corpo, il corpo prigioniero della sua anima. Non è ancora la combinazione di corpo e scena. E comunque il servo è beato, e non padrone. Beato quel servo. I padroni non sono beati, ma empi. E il nemico non è assoluto, ma un tale nemico. E si tratta di fantasmatiche, ossia di tentativi impossibili di edificare una copia di sostituzione della vita originaria, per paura, per non rischiare. Il nemico è consegnato al potere del servo beato, l'immortale e incorrotto, servo beato che sapientemente si difenderà dal nemico che potrebbe evadere, servo che non è povero di sapienza, qualunque essa sia, forse il sapere come effetto e non come causa, eppure non è il caso di difendersi dal nemico e nemmeno dal corpo. Difendersi dal nemico lo erige a rappresentazione perenne dell'altro, finché il servo beato farà questo, nessun altro nemico visibile o invisibile gli potrà nuocere. Francesco non fa la fine di Paolo. Francesco non cerca il nemico, che forse per Paolo era Roma. C'è chi ha scritto che aveva i cannoni puntati su Roma, come altri hanno avuto i cannoni puntati su Paolo dopo. Anche Hegel. Hegel senza Paolo non sarebbe esistito. La questione non è filosofica o teologica, ma pragmatica, riguarda il fare. Il servo, né divino né diabolico, ma beato, facendo, nessun altro nemico visibile o invisibile gli potrà nuocere, facendo. Echeggia Pindaro, gli dèi, morbide formi, non li tangono, in nulla assomigliano agli umani. Il fare, non l'affaccendarsi, instaura il dispositivo immunitario, dispositivo intellettuale. Nemico visibile e invisibile, il nemico che non può nuocere, che nemico è? Già è in discussione. Tale è la teorematica di Francesco. La Chiesa non scomunica Francesco, come invece aveva fatto con Valdo nel 1184. Forse la concordia fra le discordanze eretiche si esercita con Valdo e Francesco. Questa è la bilancia burocratica della Chiesa. Quindi servo della parola, non servo di chi ne cerca la padronanza. E nemmeno servo in quanto posseduto dalla parola, in quanto schiavo. Servo del dispositivo, del fare. Servo del tempo piuttosto, seguace del tempo.